L'altra volta Rossella ha fatto vedere appunto questo film che ha come titolo L'informazione che origina la vita, no? Che è fatto da un regista molto bravo che si chiama Thomas Torelli. E alla fine di questo nostro intervento presenteremo un altro filmato che è L'universo un sogno come titolo e che spieghi in modo un po' più dettagliato come sono avvenute le ricerche, cos'è l'epigenetica e tutti questi nuovi concetti che vengono introdotti appunto in queste ricerche che ho fatto e che avevo iniziato, ahimè, ormai negli anni Ottanta del secolo scorso, pensate un po', avevo avuto questa idea che studiando appunto i cancerogeni ambientali avevo fatto un'osservazione per cui quando si somministrano i cancerogeni durante la gravidanza, nel periodo in cui si formano tutti gli organi e apparati, non si riesce mai a indurre tumori nella prole. Finito quel periodo che si chiama organogenesi, si inducono tumori nella prole. Allora il problema è, la domanda che mi sono posta è: ma perché prima no e dopo sì? Che cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si formano le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi che formano il nostro corpo. L'idea che avevo avuto era che nei momenti precisi in cui questi eventi differenziativi delle cellule staminali si avverano, ci sono delle sostanze che impediscono che un tumore attecchisca, cioè il tumore dà errori nelle cellule staminali, ma questi fattori correggono quegli errori in modo che alla fine questi errori non si manifestano e nascono bambini normali. Invece, finita l'organogenesi, e questo non funziona, questo codice non funziona più, e allora gli errori si verificano e allora si possono verificare dei tumori già nella prole. Naturalmente questa era un'ipotesi che bisognava dimostrare. Allora, alla fine, dopo varie ricerche, abbiamo prima appunto fatto le ricerche sui topini, perché sono mammiferi, eccetera, ma ci siamo accorti che nei mammiferi il processo di differenziazione cellulare è molto più complesso perché non è solo l'embrione che ha tutta l'informazione, ma anche la madre, l'utero materno, che mette anche lei dei fattori che servono per impedire appunto che questi eventi di malformazione si verifichino. E quindi poi alla fine abbiamo scelto un embrione che è quello di zebrafish, l'abbiamo scelto per due motivi. Primo perché lo zebrafish ha più del 96% di proteine che sono le stesse del nostro corpo e poi andando ad analizzare tutte le proteine che sono contenute nei nostri prodotti abbiamo visto che effettivamente sono le stesse proteine del nostro corpo. Ci abbiamo messo 3 anni a fare questa ricerca perché abbiamo dovuto individuare ad una tutte le componenti di tutte queste proteine e adesso sappiamo esattamente che sono le proteine del nostro corpo e quindi nei nostri integratori sono contenute queste proteine e noi abbiamo fatto gli integratori in modo diverso, avendo studiato poi di questo embrione di zebrafish tutti i momenti del differenziamento cellulare e ci siamo accorti che ci sono momenti in cui queste proteine hanno la potenzialità di rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, e invece ci sono altri momenti, quelli più tardivi del differenziamento cellulare, in cui queste proteine hanno la capacità di correggere gli errori che vengono indotti nelle cellule staminali e quindi correggendoli impediscono l'insorgenza dei tumori. Quindi abbiamo potuto fare degli integratori che contengono appunto queste proteine in modo differenziato, dei prodotti che servono per la riprogrammazione delle cellule tumorali e delle proteine che invece servono per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, somministrando poi proteine del nostro corpo. E voi mi chiederete, ma perché a un certo punto si formano i tumori? Ecco, a un certo punto si formano i tumori perché in base al patrimonio genetico noi abbiamo già di natura questa capacità di correggere gli errori a cui noi ogni giorno andiamo incontro. Però se noi abbiamo poca capacità di correzione, ecco che si inducono tumori anche a volte in giovane età, per cui ci sono delle persone
che stanno attenti, evitano appunto tutti i rischi, eccetera, poi sono malati di tumore magari a 35 anni, altri che invece fumano, eccetera, e arrivano a 90 anni. Quindi a seconda della capacità di correzione, diciamo che si formano in giovane o invece molto più frequentemente in tarda età dei tumori. E noi però appunto con queste proteine, che poi sono le stesse del nostro corpo, che non hanno quindi nessun effetto collaterale, riusciamo a riprogrammare le cellule tumorali. E come avviene questa riprogrammazione? Questa riprogrammazione avviene perché siamo in grado di attivare dei geni che si chiamano oncorepressori, e questi geni sono in grado appunto di bloccare il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi di fare due cose: di tentare di riparare i danni che sono all'origine della malignità, e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparate e le cellule si rinormalizzano, non sono più tumorali ma sono cellule normali, oppure se le alterazioni sono troppo gravi e non sono riparabili, invece che lasciar passare in ogni caso un tumore, l'informazione che abbiamo dentro di noi e di queste proteine inducono la morte cellulare programmata. Infatti noi dopo il trattamento con questi nostri fattori abbiamo visto a livello di laboratorio sia la morte cellulare programmata, cioè l'apoptosi delle cellule, oppure il differenziamento delle cellule. Abbiamo visto che le cellule che alla fine erano presenti non erano più cellule tumorali ma erano cellule normali. Quindi o le trasformiamo in cellule normali oppure queste cellule muoiono. L'importante è che escono dal giro della moltiplicazione, capito? Questa possibilità di riprogrammare i tumori era ritenuta assolutamente impossibile. E questo è vero se noi pensiamo alle terapie che si fanno utilizzando le terapie farmacologiche, che utilizzano singole molecole per curare i tumori. Nel caso dei tumori, molecole tossiche che costituiscono la chemioterapia o la terapia con gli anticorpi monoclonali, ma nessuno pensava si fosse capaci di riprogrammare le cellule tumorali. Quindi io ho dovuto stare molto attento, essere molto prudente, fare anche tutta una serie di esperimenti insieme, utilizzando insieme i nostri fattori, anche trattando dei pazienti che erano già in chemioterapia, a cui noi aggiungevamo questi fattori. Non gli abbiamo mai detto a nessuno di interrompere né la chemioterapia né gli anticorpi monoclonali, ma li associavamo e abbiamo dimostrato che associandoli, per esempio, in certi tipi di tumori, come i tumori del colon, con il chemioterapico di elezione, che si chiama 5-fluorouracile, noi facevamo passare l'attività del 5-fluorouracile dal 35% di blocco della moltiplicazione al 98% di blocco, quindi cambiava tutto. Quindi, pubblicando anche questi dati a livello scientifico, le ditte farmaceutiche hanno capito che noi non avevamo nessun interesse di sostituirci a loro, ma di integrare queste terapie, no? Infatti noi utilizziamo queste terapie come terapie integrative, e se un paziente ormai non fa più nulla, può fare semplicemente anche la nostra terapia, che non è tossica e che non dà nessun effetto collaterale. Anzi, già nel gennaio del 2001 noi avevamo finito tutti gli esperimenti di cui vi ho parlato in modo sommario, cioè che avevamo dimostrato che era possibile riprogrammare le cellule tumorali, rigenerare i tessuti, eccetera, eccetera. Noi nel 2001 abbiamo pubblicato uno dei primi lavori scientifici sulla reversibilità dei tumori in una rivista internazionale. Hanno dovuto prenderla perché, cioè, di solito è difficile pubblicare questi lavori in alternativa appunto agli interessi grossi che ci sono, però quella volta ce l'hanno pubblicato, e noi già nel 2001 avevamo fatto un trial clinico su 179 casi di tumori primitivi del fegato in fase avanzata, quindi dove nessun'altra terapia era più possibile, quindi i pazienti venivano abbandonati a loro stessi. E a quel punto allora anche gli oncologi hanno detto: va bene, sentite, dateci i vostri prodotti e vediamo cosa succede. Glieli abbiamo dati e è successo che dopo appunto 3 anni di questo trattamento si era avuto il 20% di regressione, il 40% di non progressione, in questo 60%
la sopravvivenza. Alcuni sono guariti in modo definitivo, ma comunque poi abbiamo fatto le curve di sopravvivenza dopo 5 anni, e nei nostri trattati la sopravvivenza dopo 5 anni era dell'80% contro il 10% di chi non aveva fatto la nostra terapia. Quindi a quel punto, diciamo così, siamo stati accolti, anche se non in modo entusiasta, ma comunque diciamo che ormai questo concetto che sia possibile riprogrammare le cellule tumorali è passato, a livello scientifico ormai in modo chiarissimo. Cioè, all'inizio io avevo difficoltà a pubblicare i lavori scientifici, perché quando li mandavo dicevano non è possibile, no? Poi quando invece ho pubblicato questo primo lavoro, e lì sono stato fortunato, perché trovare 180 casi di tumori primitivi del fegato, che è un tumore abbastanza raro, non è facile, ma io lavoravo nella stessa azienda ospedaliera dove c'era questo professor Livraghi, che era stato il primo a fare la termoablazione di questi tumori. E poi però, siccome questi tumori, diciamo così, sono multifocali e continuano a formarsi nuovi noduli nel fegato, quando lui aveva un tumore che non sapeva più trattare ed era una persona onesta, è venuto da me e mi fa: senti Biava, io non so cosa stai facendo tu, ma dammi i tuoi prodotti che li provo. E lì sono stato fortunato, perché lui ha cominciato a trattare questi pazienti, e dopo facevamo un trial clinico molto, molto duro, ogni 3 mesi rivedevamo i pazienti, eccetera, eccetera. Dopo 6 mesi arriva una paziente che lui pensava di non rivedere mai più, e dice: caspita, è ancora qui questa signora. Fa gli esami di laboratorio e dei marker tumorali, come l'alfa-fetoproteina, così, che erano altissimi, erano 700, 800 mila unità, eccetera, gli arrivano i dati e l'alfa-fetoproteina era 3 unità internazionali. Il laboratorio ha sbagliato, non è possibile. Sì, certo. Bene, allora lui faceva anche l'angiotac ogni volta ai pazienti, fa l'angiotac, era un tumore in fase avanzatissima con la trombosi della porta. Quando c'è la trombosi della porta, la sopravvivenza a breve termine è bassa, dopo 4-5 mesi non c'è più nessuna possibilità di stare in vita. Era sparita la trombosi della porta, erano spariti tutti i noduli, e lui è rimasto sconvolto. E si fa, ma... E ha chiamato questi effetti vanishing effect, nel senso che quando lui faceva la termoablazione si vedeva la cicatrice, no? E alla fine della cicatrice c'era una fibrosi, dove lui era intervenuto. Prima c'era la cicatrice e poi la fibrosi. E lì non c'era niente, tutto. Allora, è stato il primo a diffondere in modo abbastanza importante tutti questi concetti. Abbiamo fatto tanti lavori insieme, e dopo che li abbiamo pubblicati tutti, adesso ci sono le riviste che fanno a gara per chiederci i lavori. E allora io, tra l'altro, avevo introdotto questo nuovo concetto nella biologia e nella medicina, che era appunto quello di codice epigenetico, di regolazione epigenetica, perché mi ero accorto che questi fattori erano fattori che correggevano gli errori del DNA e intervenivano comunque sul DNA. E facendo tutti questi esperimenti mi ero accorto che il DNA, cioè l'opposizione che avevo era dovuta al fatto che in quegli anni, dal 90 al 2002, fino a che hanno sequenziato tutto il codice genetico, tutte le attenzioni erano sul codice genetico. Per cui quando io parlavo di codice epigenetico, la gente non capiva, no? C'erano i miei amici dell'Università di Pavia, dove avevo studiato, ed ero uno dei migliori studenti, e avevo preso tutti 30 lode e un 29 solo, quindi mi conoscevano come bravissimo, no? E quando parlavo loro dell'epigenetica, loro mi guardavano qua così dicendo: guarda, poverino, come si è ridotto adesso, era così bravo che... Ma io ridevo in faccia, no? Perché alla fine pensavo tra me e me: se avete ragione voi, sono io il primo a smettere, ma finché dimostro che ho ragione io, non smetterò. Bravo! Ed è andata così.
quindi adesso l'epigenetica di cui nessuno parlava è il capitolo più importante della ricerca scientifica mondiale. Quindi tutti sanno che il codice genetico è come l'hard disk e ci vogliono i fattori che regolano questo codice, perché lui è lì, spetta le istruzioni, e se non arrivano le istruzioni prende quelle che c'è attorno, insomma, no? Quando noi quindi gli diamo l'istruzione di riprogrammare le cellule, riprogramma. Quando gli diamo l'istruzione di rigenerare i tessuti, rigenera. Però il concetto ancora, un ultimo concetto, è che per fare tutto questo non serve una molecola, bisogna dargli un programma. Questi nostri fattori che abbiamo utilizzato costituiscono il programma vero e proprio che origina la vita. Per cui l'altra volta con te, Rossella, abbiamo fatto vedere il film L'informazione che origina la vita. E adesso con questo qui ne ho portato un altro che spiega in modo un po' più chiaro questi concetti che vi ho detto e che si chiama l'universo in sogno. E se vuoi lo possiamo vedere. Va bene anche questo. L'altro era più facile da seguire. Non so se c'eravate la volta scorsa. E l'altro film si chiama L'informazione che origina la vita, no? Quello lo trovate sul sito biava.me, che è qui scritto. Dov'è? Potete fare una foto biava.me. E a un certo punto, guardando il sito, c'è scritto: se volete scaricare il film L'informazione che origina la vita, cliccate e vi vedete il film. È un po', diciamo, ha una musica un po' più vivace, racconta in modo più semplice. Ve lo consiglio, sì, vedetelo. Ecco. Sì, esatto. Non possiamo farlo anche oggi, perché abbiamo delle domande, probabilmente. Sì. E volevamo farvi vedere i prodotti, perché è tutto bellissimo, ma caliamolo nel pratico, curarti. Sì, esatto. E come rallentare anche il processo di invecchiamento cellulare. Sì. Certo, per cui non certo, solo certo. Questa parola terribile che io non volevo mai nominare, tumore e cancro, fino a quando ho conosciuto il professor Biava, perché proprio mi faceva paura. A livello cellulare sentivo dentro di me che non volevo sentire questa parola, ti ricordi? Certo. 15 anni fa, sì, diciamo. Sì. E poi invece adesso, sapendo che non è ci sono queste possibilità, ecco, inattaccabile, parliamo. Esatto. Questi sono i prodotti che... Sì, allora in quel momento ho fatto questo film con Pensotti, i prodotti non c'erano ancora, cioè li stavamo mettendo a punto, no? Poi da allora adesso siamo riusciti a fare tutta una serie di prodotti, sia per i tumori, quindi per la riprogrammazione delle cellule tumorali, sia per la rigenerazione dei tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, ma sia anche per impedire l'invecchiamento, no? E in questo senso noi abbiamo dimostrato che quello che aveva fatto Shinya Yamanaka, che nel 2012 aveva vinto il premio Nobel della medicina, perché lui era riuscito, inserendo alcuni geni in una cellula staminale, una cellula completamente differenziata come un fibroblasto, che è una cellula connettivale, era riuscito a trasformare questa cellula completamente differenziata in una cellula staminale pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla indotta, perché a seguito di quella manipolazione lui non riusciva poi più a fermare la moltiplicazione di questa cellula, e quindi poi bisognava intervenire riprogrammandola. Però aveva vinto il premio Nobel, perché in fondo aveva dimostrato che era possibile, appunto, attivare dei geni staminali e trasformare delle cellule differenziate completamente in cellule staminali. E aveva vinto il Nobel. Allora, noi senza fare manipolazioni genetiche, quindi quelle fatte da Yamanaka, abbiamo dimostrato
che è possibile attivare quei geni che Yamanaka aveva trasferito in una cellula differenziata, noi senza fare manipolazioni, ma dando l'informazione epigenetica, quella giusta, riusciamo anche a attivare quei geni di Yamanaka, trasformando quindi queste cellule in staminali pluripotenti indotte, ma in modo fisiologico. Noi non abbiamo fatto manipolazioni, queste cellule quindi sono cellule normali, queste sono in grado di prolungare la vita dell'uomo, no? Perché impediscono il taglio dei telomeri, quindi hanno un effetto anti-aging di prolungare la vita. Yamanaka aveva semplicemente saputo fare questo. Noi, ma non noi, i nostri fattori sono in grado di attivare queste stesse cellule e di prolungare dunque la durata della vita. Ma uno può prolungare la durata da 80 a 120 anni, ma se arriva come Matusalemme non va bene, no? E quindi, invece non noi, ma l'informazione presente nella vita e che è presente in questi prodotti, vi dirò quali, che producono, sono Brain and Age, per esempio, prolungono la durata della vita, ma mantengono giovani le cellule. Questa, e anche il Brain fa questo. Mettendo insieme questi due, si prolunga la vita delle cellule, e le cellule rimangono giovani però, non invecchiano come quelle di Yamanaka, che sì, lui le ha attivato questi geni, ma poi le cellule andavano incontro all'invecchiamento. Invece noi no, perché oltre a impedire il taglio dei telomeri, noi attiviamo dei geni che mantengono giovani queste cellule, insomma, altri geni che... Quindi possiamo prolungare la durata della vita mantenendo giovani le cellule. E questo è un altro grande vantaggio, no? Quindi abbiamo effetti anti-aging, di riprogrammare le cellule tumorali e poi di rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, che non mi sembra proprio poco, no? Giusto? Infatti. Allora, però, appunto, da allora, quando è stato fatto questo film, invece quello più recente, che è stato fatto vedere l'altra volta, l'informazione che origina la vita, da allora a questo altro film è stato fatto un anno fa, due anni fa, mi sembra, sì, non di più. Questo qui invece è un film che abbiamo fatto all'inizio di più di 10 anni. Sì. Allora, da allora noi abbiamo appunto fatto un mucchio di altre ricerche e abbiamo messo a punto questi prodotti, per cui c'è l'Integrity Brain e c'è l'Integrity Age, funzionano nella rigenerazione dei tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. E questi si assumono in questo modo, di solito si fanno 3 cell integrity brain, che sono delle compresse che si sciolgono in bocca come caramelle, perché questi prodotti contengono queste proteine, che sono piccole proteine che sono le stesse del nostro corpo, come abbiamo detto, no? Quindi, se noi le sciogliamo in bocca, le proteine vengono assorbite direttamente a livello orale, lontano dai pasti. Comunque noi non le mandiamo nello stomaco, le facciamo assorbire, si scioglie completamente lì. E col Brain and Age noi abbiamo dimostrato che rigeneriamo dei veri tessuti e che appunto nell'altro film di Torelli, quello iniziava con una telefonata in cui una signora di una certa età mi ringraziava perché diceva: guarda, volevo proprio dirlo al dottor Biava, ho preso i suoi prodotti, avevo perso completamente la memoria, l'ho riacquistata completamente, ma molti miei colleghi hanno fatto come me, ma pensi che tutti poi siamo riusciti a tornare a fare le parole crociate, no? Perché io faccio un sorriso. Devo dire che le ho prese anch'io questi, no? Il Brain and Age, perché avevo preso il Covid. Con il Covid, caspita, e non, l'ho curato subito perché non ho fatto l'errore di stare in vigile attesa, ma l'ho curato immediatamente appena ho avuto la diagnosi che avevo il Covid, sì, grazie, e ho preso
subito brain ed age, perché mi ero accorto, ero guarito in 4-5 giorni, quindi facendo subito la terapia anche col primo Covid, no? Che era un po' più severo di questo, sì. Adesso è tornato, poco più con influenza, con il primo Covid io che avevo una memoria di ferro, proprio di ferro, mi ero accorto che avevo perso la memoria, cioè facevo più fatica, no? Allora ho preso brain age e poi mi è tornata la memoria. Se come prima. Posto. Sì, sì. Se no. Ecco, per dire quindi che funzionano in questo senso, no? E lì abbiamo fatto anche degli esperimenti per dimostrare questo, perché abbiamo preso le cellule dell'ippocampo, che sono quelle che vanno prima in neurodegenerazione, per esempio nell'Alzheimer, no? E poi l'abbiamo mandata in neurodegenerazione, e questo è stato il controllo. Negli altri noi abbiamo dato appunto queste proteine che sono contenute in questi due prodotti, e che cosa è successo? Che se noi, nei prodotti ci sono tutte le fasi, ma nell'esperimento noi avevamo le proteine per singola fase, cioè avete visto che abbiamo dovuto seguire tutto lo sviluppo dello zebrafish e tutte le fasi di sviluppo, e noi avevamo preso in ogni fase le proteine presenti in quella fase e le avevamo somministrate prima a livello sperimentale, alle cellule del ippocampo, e già le singole fasi avevano un effetto positivo, cioè rallentavano la degenerazione delle cellule per il 25-30%, che era già statisticamente significativa, quindi potevamo accontentarci anche di quello, no? Invece non mi sono accontentato, ho detto, ma se io devo appunto tenere giovane una cellula, cosa devo fare? Devo copiare esattamente il programma che la vita utilizza per auto-organizzarsi, cioè tutte le informazioni, devo dargli tutte le informazioni dall'inizio alla fine del processo in cui si forma. Un applauso glielo facciamo. Grazie. Ecco, e allora facendo così, appunto, che cosa è successo? Che la neurodegenerazione veniva inibita per l'80%, cioè quindi tutto, insomma. Tutto. Quindi questi prodotti sono davvero efficaci per restituire la memoria, per impedire la neurodegenerazione e anche quando c'è, insomma, per cercare di riuscire a mitigarla. Quindi uno, se si accorge di aver perso la memoria, prende 3 compresse di Age e 3 di Brain a distanza regolare una dall'altra, le scioglie in bocca, no? E, al giorno, sì. Sì, perché nel caso di perdite della memoria non è che è una roba tanto facile da restituire, no? Bisogna rigenerare i tessuti, e bisogna rigenerare i tessuti dandogli tutta l'informazione. E bisogna ripetere questa informazione tutto il giorno, insomma, no? Quindi si comincia, per esempio, il brain, che è quello che dà più energia, alle 8 del mattino, poi alle 14 e alle 17, e le age alle 11, 15, 20, per esempio, no? Cioè ogni 3 ore uno fa queste... Ogni 8, ore. 14, 17, brain, 11, 15, 20, age, per la rigenerazione dei tessuti. Va bene. L'informazione... Poi, se uno ha avuto una malattia acuta, come adesso c'è ancora il Covid, un po' la memoria si perde anche adesso... E le prende per il tempo necessario, 3-4 mesi, recupera tutto. Chiaro che se uno invece vuole impedire l'invecchiamento, allora deve magari diminuire un po' le dosi, ma farle poi avanti, perché è un'informazione che va ripetuta, se no le cellule tendono a degenerare, avete capito? Queste qui... rigenerano, ma intanto altre cellule muoiono, quindi bisogna continuamente sopperire alla morte di varie cellule con queste qui che rinnovano le cellule, avete capito?